parte dall'osservazione di una struttura simile in questi libri, cioè un intreccio di autobiografia e di biografia. Un narratore autobiografico in prima persona attiva la memoria su una serie di situazioni, episodi importanti della propria vita, ma per farlo ha bisogno di un compagno di viaggio, dice, cioè un amico, un'anima gemella, cioè una persona, un oggetto biografico. Quindi sono anche biografie di tante persone, di una galleria, ma principalmente di un uomo, in ognuno dei tre libri, un uomo svedese particolare, tutti personaggi realmente esistiti: René Malès nel primo caso, Gunnar Wittfors nel secondo, Gustav Eysa nel terzo libro. Ecco, personaggi relativamente invisibili, dimenticati, che lui rende e porta alla luce. Perché? Perché sono personaggi interessanti da riportare alla luce? Jag är inte så säker på att de här personerna måste räddas från glömskan. Förmodligen är den trista sanningen den att jag försöker rädda mig själv från glömskan. Jag vet som författare att man kan inte skriva böcker om naturen, om biologi, om insekter och hoppas på att få många läsare. Det går inte. Man måste skriva om människor. Och dessutom så ville jag ha sällskap när jag skrev de här böckerna och hittade ett antal totalt bortglömda, nu döda landsmän som jag kunde identifiera mig med. Det här är egentligen inte biografier utan en självbiografi i tre delar. Om vi börjar i den änden så kan vi fortsätta sen. Ecco, non sono così sicuro che loro vadano salvati dall'oblio. Forse si tratta più di salvare me stesso dall'oblio attraverso questi personaggi. Mi sono occupato, mi occupo nella vita di biologia, di insetti, entomologo, abbiamo capito, e come si può coinvolgere un pubblico di lettori scrivendo di insetti? Non va, ci vogliono gli uomini. Uomini che sono per me compagni di viaggio, oggetto di identificazione, e quindi non si tratta tanto di biografie quanto di queste tre opere, di un'autobiografia in tre parti. Da giovane ero biologo, mi occupavo di insetti, anche se poi a un certo punto, attorno all'età dei 25 anni, ho deciso di intraprendere la carriera di scrittore. Forse ecco, non era così facile impressionare le ragazze, le donne, occupandosi di insetti di biologia, quindi la scrittura era sicuramente uno strumento migliore. E quindi iniziai a scrivere libri divulgativi sulla biologia, sulle questioni ambientali, ma vabbè, chi è che li leggeva? Mia mamma e pochi altri. E bisognava fare qualcos'altro per impressionare. E quindi nei primi anni 2000 ho iniziato a scrivere Flugfällan, appunto, che ecco, è l'unico, per inciso, dei tre titoli di Iperborea che è leggermente cambiato, cioè letteralmente la trappola delle mosche invece dell'arte di collezionare mosche. Anche se non sapevo bene che cosa mi stavo mettendo, insomma, che cosa stavo cominciando a fare, però è diventato il mio primo grande successo, la mia affermazione. O möjligen är det så att de framgångarna jag hade med de här tre böckerna beror på att ingen riktigt kan säga vilken slags böcker det är. Är det romaner? Är det biografier? Eller kanske självbiografier? Är det essäer? Är det populärvetenskap? Är det reselitteratur? Vad är det för någonting? Och det är egentligen ingen som vet. Bokhandlarna vet aldrig vilken hylla de ska ställa böckerna. Och i biblioteken, det här är tre, man kan säga att det här är en bok i tre delar. Och på biblioteken så står de här tre böckerna på tre olika avdelningar. Möjligen är det det som är själva poängen med de här böckerna, att de är konstiga. E forse il motivo del successo di questi tre libri è proprio la loro particolarità per quanto riguarda il genere letterario, perché sono appunto questo è un punto centrale della questione, un genere letterario molto ibrido e anche indefinibile. Cosa sono romanzi?
biografie, autobiografie, saggistica, divulgazione scientifica. Tutto questo è in realtà però nessuno di questi soltanto. Anche all'interno del sistema bibliotecario è difficile trovare, no, l'oggetto giusto della catalogazione dei tre libri. Questo forse è il motivo del successo. Nessuno sa dire veramente a che genere appartengono. In effetti, appunto, il suo genere è, mostra una mancanza di fiction, no? Perché sono tutte storie vere in un certo senso, per quanto con un fortissimo senso della composizione, della capacità di raccontare, no? E quindi si scrive chiaramente in una tradizione artistica letteraria. Tra l'altro, appunto, con questa capacità, a mio modo di vedere, di mettere in dialogo il discorso sulle scienze naturali, no? E la letteratura, l'arte, che magari per molti di noi, parlo anche in prima persona, tendono un po' a essere così campi molto separati. Lui riesce a metterli in relazione, a illuminarli a vicenda. E anche questo è parte di una tradizione letteraria anche molto svedese, Linneo, Strindberg, Harry Martinson, sono anche autori che lui nomina. Quindi la mia domanda è se si reputa all'interno di una tradizione, quali sono i suoi riferimenti, sia appunto nella tradizione letteraria svedese, anche autori. Ja, du nämner två författare här, Strindberg och Martinson, och de är viktiga för mig. Överhuvudtaget så är jag intresserad av författarskap som befinner sig någonstans på gränsen mellan naturen och kulturen. Jag uppehåller mig själv gärna där. Rena naturförfattare tycker jag är så tråkiga. Det är som naturtelevision, det är det värsta jag vet. Natur utan människor intresserar mig inte ett dugg. Och den rena kulturen intresserar mig egentligen inte heller. Jag tröttnar på den. Och därför så vill jag befinna mig gärna på gränsen mellan natur. Också på gränsen mellan skönlitteratur och facklitteratur. Både Martinson och Strindberg hade en förmåga att uppehålla sig i det här gränslandet. En annan författare som, eftersom han var min nära vän, som har betytt mycket, var Thomas Tranströmer. Jag skrev en bok en gång om hans insektssamling, för han samlade också insekter på den ö i Stockholms skärgård där jag bor. Och vi var väldigt nära vänner under ett par decennier. Han är också naturligtvis väldigt viktig för mig överhuvudtaget. Skönlitterära författare som äger en stil. Jag kan väldigt mycket om biologi. Jag har vida fackkunskaper. Det behövde jag inte mer av. Och jag behövde vara en stil för att kunna skriva om flugor för sådana som är, som inte är intresserade av flugor. Det vet jag. Men kanske intresserad av goda berättelser. Sì, hai nominato due scrittori come August Strindberg e Harry Martinson. Scrittori importanti per me proprio perché amano stare in quel territorio liminale, un territorio di confine tra la natura e la cultura. Parlare soltanto o scrivere soltanto di natura trovo sia noioso, come guardare ad esempio programmi sulla natura in televisione, così come anche un discorso puramente culturale senza riferimenti all'ambito naturale, pure lo trovo poco interessante, noioso. E quindi mi piace praticare questo terreno così di confine, anche tra letteratura propriamente detta, insomma poesia e saggistica, diciamo letteratura specifica, in questo senso scienze naturali. E August Strindberg e Harry Martinson erano due autori che sapevano stare, ecco, in questo territorio di confine, quindi sono importanti per me. Un altro autore molto importante per me è il poeta, scrittore Thomas Tranströmer. Qui c'è anche un legame biografico importante, perché l'isola dove ho vissuto
per parecchi anni, era anche l'isola da cui proveniva Thomas Tranströmer e dove viveva Thomas Tranströmer, l'isola nell'arcipelago di Stoccolma. Anche Tranströmer era collezionista di insetti, appassionato, e quindi diciamo c'era anche questo, così, questo forte legame. In ogni caso Tranströmer, come gli altri autori, autori con uno stile, con una voce. Io, diciamo, di base sono biologo, ma se voglio scrivere di mosche e attirare il pubblico, quella conoscenza ce l'ho, ma ho bisogno di trovare uno stile, una voce, e quindi, perché magari il pubblico è interessato più ai buoni racconti che non alle mosche in sé. Ecco, vivo da 30 anni su quest'isola che si chiama Rømøre e fa parte del meraviglioso arcipelago di Stoccolma. È un paradiso, è un'isola come superficie abbastanza piccola, forse grande come la, diciamo, la città storica di Venezia, forse ci vivono 300 persone stabilmente, ed è un paradiso naturale, di questo poi parla anche nei libri, con il grande vantaggio di trovarsi però a un'ora di distanza, a autobus più battello, dalla grande città, da Stoccolma. E quindi una situazione in cui faccio a meno, diciamo, di fissarmi in un unico ambiente, in un unico ruolo, né solo natura e né solo città, possiamo dire, ma la possibilità di viverle entrambi e di poter andare da una parte all'altra. Ecco, come uomo e come scrittore mi trovo in questa situazione sempre di passaggio, diciamo, da una dimensione all'altra, da una sfera all'altra. Una piccola premessa, mi considero un musicista e la lingua svedese è il mio strumento. Quello che scrivo penso debba essere letto a voce alta, mi piace leggerlo a voce alta, quindi volevo leggervi un breve brano che però è un brano chiave per quanto riguarda un po' la comprensione, insomma, di questa mia trilogia, che può trattare di vari argomenti, di biologia, di arte, di cose diverse, ma che in realtà alla fine diciamo, si concentra su una questione, quella di cercare di evitare la solitudine. O da Efron Rossin, Kungen? Da Rossin, dal re dell'Uvetta. Allra sista stycket i Rossin, Kungen. Numera har jag en fladdermusdetektor. En apparat i fickformat som på elektronisk väg omvandlar fladdermössens ultraljud till fullt hörbara frekvenser. Alla ensamma människor borde ha en sådan, eller alla som bara är blyga, som inte utan vidare vågar närma sig sin bordsgranne med förslag om en sväng i mörkret. Det är ju inte så lätt alla gånger. Man sitter där i sommarkvällen på någons veranda när samtalet så börjar glida in på ämnet film, vilket är en osviklig markör för att kalaset börjar gå på tomgång och snart ebbar ut i besvikelse. Då knäpper man på detektorn. Fladdermöss finns nästan överallt och hur de vanliga arterna låter lär man sig snart. Man behöver inte göra någon stor affär av det. Man säger bara något halvt i förbigående, liksom för sig själv. Det verkar vara gott om dvärgfladdermus i luften ikväll. Eller vad det nu är som hörs. Ingen Fellini-analys i världen överlever ett sådant utspel. Till och med Bergman kan gå hem och lägga sig. Fältet ligger öppet och själva natten ler. Tro mig. När man en stund senare säger sig vilja sträcka på benen och gå en kort promenad i månskenet, kanske ner till sjön för att pejla vattenfladdermössens läten, då behöver man inte gå ensam. Och då börjar det. Quindi la conclusione del re dell'Uvetta. Possiedo ora un rilevatore di pipistrelli, un apparecchio tascabile che converte elettronicamente gli ultrasuoni dei pipistrelli in frequenze perfettamente udibili. Tutte le persone sole dovrebbero averne uno, o quelli che sono semplicemente timidi, che non hanno il coraggio di proporre al vicino di tavolo di fare una passeggiata nell'oscurità. Non è sempre così facile.
Te ne stai lì seduto una sera d'estate sulla veranda di qualcuno e la conversazione si sposta piano piano sui film, segnale incontrovertibile che la festa sta cominciando a girare a vuoto e presto rifluirà in una risacca di delusione. A quel punto accendi il rilevatore. Di pipistrelli ce ne sono praticamente dappertutto e si impara presto a riconoscere il suono delle specie più comuni. Non c'è bisogno di farne chissà che, basta lasciar cadere qualche parola quasi di sfuggita, come parlando tra sé. Pare ci siano un sacco di pipistrelli pigmei in volo questa sera, a seconda di quel che si sente. Non c'è al mondo analisi di un film di Fellini che regga una mossa del genere. Perfino Bergman può andare a casa a dormire. Il campo aperto e la notte in persona ti sorride. Credimi, quando dopo qualche momento dirai che vuoi sgranchirti un po' le gambe e fare una passeggiatina al chiaro di luna, magari fin giù al lago a rilevare i suoni del vespertiglio d'acqua, non avrai bisogno di andare solo. Tacchi.